Ciao a tutti! Oggi voglio parlarvi di ranuncoli, questi fiori meravigliosi primaverili. Se vivete in un clima piuttosto mite, potete piantarli già in autunno, coprirli con uno spesso strato di pacciame o foglie secche e godervi la loro fioritura precoce in primavera. Se invece il vostro clima prevede degli inverni rigidi con diversi giorni consecutivi sotto lo zero, allora potete piantarli con il metodo che vedremo oggi. Necessitano di un terreno ricco di sostanza nutritiva, tendente all'acido e ben drenato, perché come tutte le bulbose temono i ristagni idrici. I ranuncoli hanno bisogno di molta luce, specie il mattino, quindi daranno il loro meglio se in giardino li metteremo in una posizione in cui riceveranno la luce del mattino e saranno più riparati invece nelle ore più calde del pomeriggio. Per quanto riguarda il concime, nella prima fase della crescita della pianta, quella vegetativa nella quale si sviluppano le foglioline, andrebbero bagnate con un concime liquido a base di azoto, mentre dal momento che producono i fiori sarebbe il caso di cambiare concime e fertilizzarli con uno a base di fosforo e potassio. I fiori vanno raccolti in modo continuo, così la piantina sarà incoraggiata a produrne sempre di nuovi. E per raccoglierli in modo che durino molto nel vaso, vanno raccolti quando sono ancora chiusi, ma si riesce a intravedere il colore del fiore. Se raccolti in questo stadio, avranno una durata nel vaso di circa 2 settimane, il che è perfetto. Detto tutto ciò, passiamo al metodo che ho deciso di usare oggi per piantare i ranuncoli, che consiste appunto nel mettere a bagno i nostri cormi dalle 4 alle 10 ore in un'acqua corrente, possibilmente mossa. Poi li pianterò in vasetti ricolmi di terriccio da semina, già inumidito in precedenza, e verranno poi sistemati in un luogo in cui le temperature non scendono sotto i 10 gradi. Poi, quando spunteranno le prime piantine e i primi germogli verdi, potrò direttamente metterli all'aperto in un luogo riparato nel quale non geleranno. I ranuncoli per svilupparsi hanno bisogno di circa 90 giorni. Piantandoli adesso dovremo poter avere i nostri ranuncoli in tempo per la festa della mamma. Ma ora basta con le parole, sporchiamoci le mani e piantiamo i nostri ranuncoli. Come avete potuto vedere, li ho messi a bagno in una fontanella che era per il gatto, così l'acqua era mossa e non andava sprecata. Li ho messi in queste vaschette con il terriccio, facendo bene attenzione che i cormi puntino verso il basso, perché la pianta si svilupperà
da questo punto. E siccome abbiamo innaffiato il terriccio prima di mettere il nostro cormo, che era già stato messo a bagno nell'acqua, in teoria non bisognerebbe più innaffiarli fino al momento in cui spunteranno le foglioline verdi. Quindi adesso le andrò a riporre in un posto non troppo freddo finché non spunteranno i germogli. Dal momento che avremo le nostre piantine, potremo anche metterli direttamente all'esterno, in base un po' alle temperature che ci sono fuori. Finita la fioritura, verso giugno o luglio, la pianta entra in fase dormiente. Se vogliamo dissotterrare i nostri cormi e usarli per l'anno dopo, bisognerà lasciare che secchi completamente la parte vegetativa, le foglie e gli steli che sono rimasti. Questo perché nelle foglie risiede l'ultima energia e nutrimento di cui il cormo ha bisogno per potersi sviluppare poi al meglio l'anno dopo. Se noi tagliamo le foglie fresche giusto per mettere a posto la nostra aiuola, perché sennò sembra un po' caotica, questa energia mancherà al cormo l'anno prossimo, e se noi lo ripiantiamo probabilmente per il primo anno farà solo foglie. Questo capita per tutte le bulbose. Bisogna lasciare che l'ultima energia e sostanze nutritive ancora presenti nelle foglie ritornino nel cormo, nel bulbo, in modo da dargli l'energia necessaria l'anno dopo per fiorire al meglio. Quando tutta la piantina sarà seccata, dissottereremo i nostri cormi dal terreno, li puliremo un po', li lasceremo seccare in un luogo buio e ventilato per una o due settimane e poi potranno essere semplicemente riposti in un sacchettino di carta in un luogo fresco e asciutto, fino alla primavera successiva. Con questo è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito, se avete domande o consigli scrivetemelo nei commenti. E se vi interessa la trasformazione del mio giardino in una mini fattoria da fiori da taglio, seguitemi iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!